E insieme siamo Las Lunas! Allora, ragazzi e ragazze, in questo nuovo video scoprirete che cosa ha fatto la Befana. Ci promettete che non vi spaventerete? Bene, allora via! Cos'è questo casino? Sofia! Guarda che ti ho visto, cosa stavi facendo lì con le bamboline? No, no, stavo scrivendo qui, guarda, guarda. Infatti c'è una C di cera una volta. Sofia! Sì. Cioè io sono qua che mi sto da facendo in quattro a fare la cena, le pulizie. Tu sei lì da stamattina che devi fare i compiti e ancora non li hai fatti. Cioè, ma ci rendiamo conto come ti stai comportando oppure no? Sofia, guarda che non c'è niente da ridere. Sofia! Basta! Adesso basta! Allora, fammi vedere cosa hai fatto. Cioè, tu hai fatto questo 5 gennaio, manco l'hai scritto giusto, che sembra una M. Sei stata a giocare tutto il tempo, Sofia. Cioè, io ti dico una cosa, mi sono stufata e ti dico un'altra cosa. Oggi è il 5 di gennaio, non so se sai che giorno è. È il 5 gennaio quando viene. È il 5 gennaio, quando viene che cosa? Dai, dai, su. Quando viene la Befana, e allora? Esatto, stanotte viene la Befana e non ti porterà niente perché ti stai comportando molto male. Mi sono veramente stancata, eh? Adesso ti metti lì, finisci i compiti che dovevi fare oggi, ok? E poi metti anche a posto la camera, metti tutto a posto questo... Guarda, c'hai ancora tutti i vestiti sul letto. Io non lo so, veramente. Io pensavo che tu mi potessi anche aiutare a apparecchiare. Oggi non fai niente, sei tutto il giorno qua. Brava! Complimenti! Non ho capito se prima vuoi che riordino la stanza o i compiti. Senti Sofia, fai prima i compiti e poi la stanza. Adesso io vado e sbrigati. Ok. Intanto che me ne importa. So che la Befana mi porterà i dolcetti. Ora mi preparo per la notte e inizio a chiudere le tende. Una tenda. Ora metto la calza della Befana. Qui c'è una Befana che starà venendo da me. Questa è la nostra casa che ha buttato un bellissimo regalo. Ora l'appendo. L'appenderò sopra il mio letto. Così quando mi risveglierò, troverò la calza piena di dolcetti. Forse è meglio non farlo perché mi può sentire la mamma. E ora gioco con le bamboline. Molto meglio. Na, 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 na. Oh, ciao Anna, che cosa ci fai qui? E io volevo raccogliere dei fiorellini, e tu? E adesso, nonna, non vedo l'ora che arrivi la Befana. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Oggi è la mia serata. È una serata molto importante, mi devo fare bella. Beh, direi.
che non c'è bisogno. Sto proprio una favola. Allora, adesso vediamo la lista dei bambini buoni. Eccola qui. Frida, Arturo, Ginevra, Oscar, Sara, Mimì, Bella, Giorgia, Bianca, Lucrezia, Gaia, Giulia, Anna, Ilenia, Aurora, Silvia, Valentina, Viola, Rosa, Dora, Isabella, Carlotta, Antonio, Oscar, Luca, insomma, è un vero peccato che quest'anno la Sofì della Luna non c'è, perché è stata molto cattiva, non si è comportata bene. Io ho sentito la sua mamma che si lamentava, mi arrivavano le voci delle mamme, mi arrivano qua quando i bambini si comportano mica troppo bene. E quindi io questa volta a questa signorina non le porto neanche il carbone, non le porto proprio niente, perché io devo fare un viaggio a vuoto fino a là. Non ci vado proprio. Adesso mi occupo dei bambini buoni. Ah, e poi volevo anche dire una cosa. Caro Babbo Natale, eccolo qua. Tu vuoi essere il più importante di tutti, ma questa è la mia serata, hai capito che è la mia serata? E quindi a te ti butto via, hai capito? Perché non è che sei solo tu importante da Babbo Natale. Anche la Befana, poi vabbè, la bellezza, la modestia a parte, sei anche molto simpatica. E invece Babbo Natale non sei mica tanto simpatica come me, sai? Dicevo che adesso mi occupo di andare a portare tutti i dolcetti ai bambini buoni. E poi mi sono anche avanzati tutti questi dolcetti qui che, cara Sofia della Lunas, potevi avere anche tu, e come altri bambini che si sono comportati male. E questi, tutti questi dolci qui che sono avanzati erano per i bambini buoni che però sono stati cattivi, quindi non sono buoni. E me li tengo io, me li tengo. E mi faccio una bella scorpacciatina domani, quando anche voi mangiate i dolcetti, anch'io me li mangio. Vabbè, bando alle ciance, ciance alle bambe, alle bambe, alle, insomma, ci siamo capiti. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte. Eccomi, è la mia serata, come sta? Sto bene? Prendiamo tutti i dolcetti, prendiamo e mi metto le scarpe che non sono rotte, le ho comprate nuove, va bene? Ecco qua le mie scarpette e andiamo. Andiamo fuori, eh? Ecco, sono pronta. Ce la faccio, sì. Se passano gli anni, ma io non mi do per vinta. Vado! Sta arrivando, bambini! Sta arrivando! Non sento niente.
Maria, io te l'avevo detto che se non ti comportavi bene, mi dispiace. Sofia. Sofì, dai, vieni qui, vieni dalla mamma. Basta, amore. Amore, ascoltami adesso. Mi dispiace, però se non ti comporti bene, guarda la tua camera, che disastro. Tutta la scrivania, non hai fatto i compiti. La Befana ti ha dato una bella lezione. Purtroppo, se si fa quello che si vuole e non si fanno le cose bene, si va incontro a delle conseguenze. Dai, adesso non pensarci più e niente, sarà per l'anno prossimo, Adesso facciamo qualcosa io e te, non ci pensare, ok? Va bene, dai. Vorrei tanto avere un'altra possibilità. Forse mi sono comportata male. Vorrei ritornare indietro nel tempo. Allora, Sofia, io sono stufa, Mi sto facendo in quattro per te, cena, pulizie e tutto quanto, e tu non hai fatto niente, non ti sei nemmeno pettinata. Allora, hai avuto i regali di Natale, è venuto Babbo Natale, ma non è che bisogna comportarsi bene solo a Natale, c'è tutto l'anno, e comunque la Befana non ti porterà niente perché non hai fatto niente, ti stai comportando molto male. Adesso me ne vado e tu fai i compiti. Ma che giorno è oggi? Mi sembra di averlo di già vissuto, questo giorno. Il 5 gennaio 2021. Ma non era ieri? Sogno la Befana! Ma chi è che sta parlando? Non vedo nessuno in questa stanza. Sofia! Sofì! Ascoltami! Non puoi vedermi, ma io sono qui che ti sto guardando. Voglio darti una possibilità per riparare a quello che hai fatto, per rimediare i tuoi errori. Adesso, se ti comporterai bene, qualcosa cambierà. Fai tesoro del mio consiglio. Aspetta, prima di andare, come... Cioè, sì, ho capito che sei la Befana, ma... Vado via! A vedermi! Oh, è andata via! La Befana mi dà una seconda possibilità, quindi vuol dire che posso fare i compiti, posso rimettere a posto. Quindi si inizia! Ho finito i compiti, ora metterò a posto. Tutto a posto. E ora metterò la calza. Ora andrò a dormire, ma soprattutto spero che avrò rimediato i miei errori e che la Befana domattina mi porterà i dolcetti. Ma adesso buonanotte.